In guardia, Fellone, al fin della licenza io tocco. Io ho cominciato grazie a mio fratello ha 5 anni in più di me e aveva la passione di Zorro, assieme comunque portata avanti dai miei genitori che gli facevano vedere queste tipologie di film, e lui ha iniziato. Io appena nato sono nato praticamente in palestra. E quindi sono stato un po' il cocco dei maestri. Io mi ricordo quando stavo tra le braccia di una maestra della palestra, subito col fiorettino di plastica, e quindi da lì poi col maestro Piraino abbiamo iniziato a dire vabbè dai, possiamo iniziare anche presto. La mia scelta era quella di fare il fioretto perché lo sentivo un po' più difficile per me e quindi vincere facilmente non mi piaceva. Il La spada è fioretto più più. da fisico, da potenza, da tattica, stare lì ad aspettare. Io non ho Cioè, tempo di tu stare lì ad volevi. aspettare, io volevo andare alla battaglia e toccare l'avversario. È iniziata a essere un vero e proprio lavoro l'anno scorso, quando ho finito le scuole, mi sono seduto a tavola con i miei genitori e ho detto: non voglio andare all'università, datemi un anno e inseguo il mio sogno. A fine anno, dopo tutti i risultati, sono stato scelto come atleta del gruppo sportivo Esercito e, ringraziandoli, mi hanno dato la possibilità di fare della mia passione il mio lavoro. All'inizio del prossimo anno rinizierò gli studi perché il gruppo sportivo mi permette di fare anche questo e quindi porterò avanti anche questo progetto. Mi piace il viaggiare, mi piace la sensazione in pedana e soprattutto quelle 2 ore che passano alla fine delle gare in cui magari hai vinto e quindi sai di camminare 5 centimetri sopra la terra. Il tempo non te ne accorgi, è come andare a dormire, 5 minuti è finito tutto, però poi guardi l'orologio e magari è passata anche un'ora. E di quello che fai non te ne ricordi niente. Quello che rende più forte lo schermidore è la scelta di tempo, nel senso vedere le cose molto prima degli altri. E infatti, per esempio, è una cavolata, ma quando cade una bottiglia da tavola, subito, senza neanche guardarla, vai a prendere. Il maestro Piraino mi ha insegnato molto, mi ha insegnato dalla base fino ad adesso, quando ogni tanto ci faccio ancora lezione. I trucchetti della scherma vecchio stile adesso sono molto utili e quindi ogni tanto qualche trucchetto me lo insegna ancora. Anche in pedana mi ha seguito un paio di gare, lo sento anche quando viene a vedermi alle gare, mi fa sollievo perché comunque ormai è come una specie di nonno per noi. Alessandro ha dimostrato doti tecniche, ma soprattutto agonistiche di un certo livello che superava anche il fratello, e quindi abbiamo cominciato una carriera assieme e lui è stato molto bravo a voler cambiare, perché anche nella spada aveva vinto un titolo italiano. Lui dice questo: ha trovato un connubio fra la mia mano, il mio braccio, che gli insegna la tecnica, fra la mente del maestro Venturini di Mestre, che gli insegna la tattica, e le gambe del professor Kautz, che lo allena
a livello fisico. Questi sono i tre pilastri sui quali lui sta costruendo la sua carriera. Alessandro innanzitutto teme molto l'ambiente. Quando tira a Udine, come è successo ultimamente, televisioni, parenti, amici, tiratori, lui li soffre. Lui deve essere concentrato, lui dice che la mattina si sveglia e sa se quel giorno lì farà bene. Il ricordo più bello di quella che è stata fino adesso la tua carriera, qual è? Vedere i miei genitori ai campionati italiani con la lacrimuccia o con la commozione è stato il ricordo più bello che io abbia mai pensato. Mio papà poche volte mi ha detto sei stato bravo, anzi ha sempre cercato qualche errore. Quel giorno non ha osato parlare proprio, anzi mi ha abbracciato e mi ha detto vai. E lì, quello è il ricordo più bello. Ancora oggi quando ci penso mi vengono un po' i brividi. Sogni adesso, obiettivi più che sogni. Partiamo dagli obiettivi e poi pensiamo ai sogni. Gli obiettivi adesso sono i campionati europei, i campionati mondiali che sono nei prossimi mesi. Se bisogna sognare, sogniamo una medaglia a quei campionati lì e poi in un futuro sogno in continuare la mia carriera per molti anni, magari mettendoci anche una ciliegina sulla torta che sarebbe un'Olimpiade o un qualcosa. Io ad Alessandro sono particolarmente legato, a suo fratello e anche alla sua famiglia, ai suoi genitori, perché li conosco da molti anni. E so quanti sacrifici hanno e stanno facendo affinché questo ragazzo vada avanti. Speriamo che raggiunga quelle Olimpiadi che ha tanto sognato e continua a sognare.